Ben arrivati o bentornati sul canale per un nuovo video. E questo è un video fashion, un video dove vi faccio vedere qualche acquisto e qualche cosa che invece mi è stata inviata. Acquisti ne ho fatti pochi, vi preannuncio, ho un sacchettino di cose da farvi vedere perché sono in modalità risparmio. Molte di voi che mi seguono sanno che devo fare delle spese molto importanti e quindi praticamente sto cercando di non farmi prendere dalla euforia di comprare cose inutili, inutili perché ho veramente tante cose da indossare, ancora cose che ho indossato poco e quindi vorrei concentrarmi nell'utilizzare quelle. Le poche cose che ritenevo mi servissero o comunque che per sfizio mi sono voluta concedere, ve le farò vedere appunto in questo video. Tra le altre cose ci sono anche delle cose che mi sono state inviate, man mano vi dirò cosa mi è stato inviato. Inizio subito da questo ordine, che è praticamente un ordine di Happiness Boutique. Io indosso sempre questa collanina ultimamente, che mi vedete sempre, e molte di voi, alcune di voi, mi hanno chiesto dalle storie di Instagram dove l'avessi presa, ed è appunto una delle collanine che ho preso da Happiness Boutique, e mi sono trovata molto molto bene. Ho ordinato altre cose, ve le avevo fatte vedere queste in un precedente ordine. Questa la porto praticamente sempre, non la levo mai. Questa volta avevo preso solo delle collanine l'altra volta, questa volta invece ho voluto prendere degli orecchini. È una cosa che mi piace tanto 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 di Happiness Boutique è questa iniziativa, che era chiusa in questo cartoncino che adesso vi faccio vedere meglio. C'è scritto "You have planted one tree", tu hai piantato un albero, perché un albero è stato piantato da Happiness Boutique per ogni oggetto che appunto è stato venduto. Quindi vedete questa iniziativa molto 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 carina di Happiness Boutique. E io ho voluto questa volta prendere orecchini perché ho notato che aveva gli orecchini proprio nello stile che io stavo cercando, che sono un po' gli orecchini che spesso vedo multipli alle orecchie di per esempio Chiara Ferragni, tra le altre. Questo era uno dei modelli che cercavo dappertutto e quindi sono molto 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 contenta di averli trovati, e adesso ve li faccio vedere. Eccoli qua, questo è il modello che ho preso, vedete, sono questi cerchietti che hanno questo bellissimo motivo, almeno a me piace tantissimo, che li rende molto particolari e mi piacciono da impazzire. E poi vi devo dire che dopo la pessima esperienza che ho avuto con gli orecchini di Primark, che mi facevano veramente venire un'infezione pazzesca, ho provato altri tipi di gioielli come appunto questi di Happiness Boutique e mi trovo benissimo, non mi danno nessun tipo di problema. Evidentemente, insomma, c'è bigiotteria e bigiotteria. Il prezzo di questi, se non sbaglio, si aggira intorno ai 20 euro. In questo caso sono dei finti cerchi, perché sono dei mezzi cerchi con una sorta di luna, vedete che pende, eccola qua. Sono dei cerchietti finti perché dietro sono fatti ovviamente con la monachella, mentre gli altri sono proprio dei cerchi con la luna penzolante. I terzi invece sono dei veri e propri cerchietti, ma molto molto piccolini, e hanno praticamente, vedete, dei pendenti. Vediamo se riesco a metterli a fuoco. Aspettate. Eccoli, vedete, e hanno dei pendenti così fatti tipo medagliette, e lateralmente sono così, li vedete? Ve li faccio vedere meglio, scusate le mie cuticole da oleare, vedete? Sono fatti così, li trovo veramente tanto 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 carini. Mi piacciono anche da mettere appunto doppi, tipo che so, questi con la luna e a fianco questi con la luna, e a fianco questi con tutte
le cosine, cioè mi piacciono tantissimo. Infatti adesso sinceramente conserverò una sola di queste scatoline, li metto tutti quanti insieme. Poi ripeto, l'iniziativa dell'albero la trovo veramente super caruccia. Poi altro brand che mi ha mandato delle cose, e anche di questo mi avete chiesto, perché avete visto che indosso spesso una sciarpona che metto lungo praticamente tutto il collo, alta così, e spesso me la faccio passare anche dietro la testa, perché in questi giorni a Milano ha fatto veramente tanto tanto freddo, ed è una sciarpa di una morbidezza pazzesca ed è veramente molto grande, è una sorta di scialle che io uso doppio, perché se dovessi aprirla, come vedete, è veramente molto molto ampia. Io la metto doppia, poi me la metto in sostanza intorno al collo, cioè in questo modo, qui la giro, la rigiro ancora, e poi qua, perché una ragazza mi ha chiesto come la metti, poi qua la infilo sotto e la faccio passare qua, e in sostanza viene questo modo di mettere la sciarpa, vedete, rimane questo così e rimane morbida intorno al collo ed è molto molto calda e molto confortevole. Questo brand appunto mi ha mandato 5 sciarpe e devo dire che sono una più bella dell'altra. Questa è veramente forse la più calda di tutte e anche la più ampia, ed è in questa fantasia Principe di Galles, che però è, vedete, piena di puntini, diciamo, ciccioni di come dire, in rilievo quasi di peluche, ecco, non so come spiegare, è super morbida, è forse quella che mi piace di più di tutte, ma ve le faccio vedere tutte quante. Un'altra molto bella, sempre in fantasia scozzese, molto elegante, che questa appunto la andrò a mettere con un cappotto cammello che possiedo. Non sapevo esattamente quale tipo di sciarpa appunto abbinarci, quando l'ho scelta ho pensato di mettere questa. Anche questa è molto larga come l'altra, è molto lunga, in pratica alle stesse dimensioni, però la maglia rimane più rasata e non ha, diciamo, quella sorta di peluche, è di una morbidezza incredibile, e questa non l'ho ancora utilizzata perché effettivamente in questi ultimi giorni stavo mettendo sempre il cappotto o nero o grigio, quindi mi piaceva di più quell'altra, anche se devo dirvi che anche questa si può abbinare benissimo col nero, perché vedete, ha i dettagli neri, quindi ci sta benissimo. E questa qui, a differenza dell'altra, ha proprio delle frange, ma la metto la userò nello stesso identico modo. Una terza, sempre molto ampia come le altre due, è questa. Come vedete, anche in questo caso ho scelto una fantasia a quadri, in questo caso color panna con la fantasia blu. Le trovo molto belle, cioè io perlomeno a Milano non riesco a stare senza le sciarpe, per me sono un accessorio indispensabile, caldo, che mi protegge proprio dal freddo in maniera concreta, perché se non ho la sciarpa ho comunque sempre molto freddo. Peraltro in questa qua che vi ho appena fatto vedere, marroncina, c'è attaccato 100% cashmere. Non so se sia vero, posso testimoniare che è super morbida, che è veramente molto 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 piacevole al tatto, però non ho idea se sia vero. La penultima che vi faccio vedere è invece tagliata a triangolo, quindi è tagliata a scialle, sempre nei toni del nero marrone, no, nero grigio e bianco, ed è, vedete, non è proprio tagliata a scialle, però finisce, ecco, in maniera irregolare, perché finisce così, vedete, invece che finire dritta, a questa specie di parte finale un po' obliqua, così, ecco. Però quando voi andate a metterla intorno al collo, questo risulta molto pratico per fare il giro e andare ad infilarlo sotto, perché vedete, voi la raddoppiate in questo modo, andate a metterla così, poi andate a fare il vostro giro. E il pezzo che arriva qua è molto semplice, perché ha praticamente una punta da sollevare e infilare qua sotto, e lo potete anche
far andare direttamente dietro. È questa, si chiude in questo modo, vedete? E avete la vostra sciarpona intorno al cappotto messa in questo modo qua. Io ho fatto tipo uno studio, mi sono guardata un sacco di video, scusate, mi è andato qualcosa nell'occhio, su come indossare le sciarpe. Sono una grande fan, però non vi ho fatto vedere l'ultima, che è quella che mi ha lasciato più insoddisfatta, ma perché effettivamente non mi sono guardata le dimensioni delle sciarpe. Questa qui è un po' più piccola rispetto a tutte le altre, ed è questa, scusate, non l'altra che vi stavo facendo vedere, è fatta proprio a scialle, vedete, è fatta così ed è molto meno grossa e meno ampia, è molto molto più piccolina. In questo caso la metto in questo modo, la giro sempre in due, quindi faccio diciamo un raddoppio della sciarpa qua davanti, rimane appunto con un lembo a punta, la appoggio davanti e faccio passare semplicemente i due lembi così, e la metto in questo modo. Se volete potete andare sotto, vedete, e fare un nodo invisibile in sostanza, in modo che il lembo della sciarpa lo vada a coprire, oppure potete lasciarla libera in questo modo un po' più voluminosa. Però questa, ripeto, la trovo più leggera e più sottile, quindi magari la metterò in momenti in cui magari è già primavera o comincia a non fare tanto caldo. Infatti vedete che messa sul racchiusa nella mano è molto più piccola, le altre sono veramente delle sciallone gigantesche, delle semi coperte, io le prediligo. Comunque vi lascio assolutamente il link in descrizione, in bio, perché le ho trovate bellissime, vale veramente la pena provarle, perché sono delle ottime ottime sciarpe con materiali molto belli, molto caldi e fatte molto bene, quindi sì, mi è piaciuto tantissimo. Passiamo poi invece, scusate, mi allontano un po', delle cose che mi ha mandato Shein. Io vado sempre molto d'accordo con Shein, mi manda sempre delle cose molto belle. Questa volta mi aveva chiesto di fare una sorta di strano sondaggio. Probabilmente loro volevano un po' testare quelli che sono i gusti nostri da occidentali, e mi hanno mandato diciamo 5-6 pagine, non ricordo quante, con link in cui erano raffigurati vari stili, tipo che so, stile bohemian, stile ladylike, insomma varie tipologie di urban, cose del genere, adesso non mi ricordo, però per farvi capire. E all'interno c'erano dei vestiti da scegliere, quindi era una selezione molto ridotta rispetto al solito esercito di capi che si trova su Shein. Dovevo scegliere insomma all'interno di quei capi. Devo dire che la maggior parte non erano di mio gusto, quindi mi sono trovata molto in difficoltà nello scegliere i capi. Gliel'ho fatto presente, però insomma dovevo scegliere per forza, era una roba a cui se volevo partecipare dovevo scegliere fra quei capi. Allora ho detto vabbè, vediamo, casomai non mi piacciono, insomma regalo qualcosa a qualcuno. Io vi faccio vedere, perché ci sono delle cose che mi sono piaciute molto e delle cose che non mi sono piaciute per niente. Allora iniziamo con questa gonna in pelle, è una gonnellina che come vedete si arriccia in vita e ha questa sorta di cinturina da legare in vita. Questa non è assolutamente male addosso, rimane bene, rimane carina. Il tessuto è insomma la solita finta pelle, però né più né meno di quella che più o meno troviamo nelle catene della grande distribuzione, quindi H&M, Zara, Bershka eccetera. Indossata è carina e a mio avviso messa con delle calze molto coprenti, degli anfibi e un bel maglioncino infilato dentro risulta carina, piacevole, è assolutamente portabile, quindi questa la promuovo assolutamente. Questo vestito invece no, è veramente troppo confettoso, troppo particolare, non me la sentirei di provarlo, non me la sentirei di portarlo, ed è anche troppo grande per quanto riguarda la mia taglia. È un vestito azzurro, devo dire che ho visto una foto di recente di Kate, appunto la regina, la futura regina d'Inghilterra, la principessa Kate, la moglie di William, che portava un abito di questo esatto azzurro, e l'azzurro non mi dispiace affatto. È che il vestito è veramente di un materiale, secondo me, che tradisce
tanto l'essere cheap e quindi per essere così particolare quantomeno la fattura dovrebbe essere migliore. Comunque vedete, ha questa manica particolare fatta così, il vestito è tutto quanto appunto di tulle di pizzo e anche sotto è appunto ha questa gonna in tulle molto svolazzante e ha anche la sua come si dice sottovestina per poterlo indossare appunto senza essere mezze nude, però mi sta un pochino grande nonostante si tratti di una taglia, aspettate ve lo dico perché credo che sia addirittura una XS, ma mi sta largo e quindi insomma non l'ho gradito particolarmente. Mi è piaciuto invece tantissimo e non vedo l'ora che arrivi un po' più di caldo, un po' più di primavera, magari verso marzo, sarà il fine febbraio, ci saranno magari delle giornate meno fredde e magari avrò un evento, un'occasione in cui sarà possibile indossarlo. Mi è piaciuto moltissimo, è un abito tutto quanto a fiori con il collo appunto in questo modo stretto qua, elastico, è tutto in chiffon stretto appunto anche in vita nella stessa maniera, con la stessa metodica, vedete, con la diciamo la fascia elastica tipo nido d'ape e poi una lunghissima gonnellona con una balza finale, quindi è un vestito veramente molto lungo che arriva fino ai piedi, molto romantico però anche molto carino. Anche questa è una taglia XS, ma in questo caso rispecchia pienamente l'essere una XS, mi sta perfettamente, mi calza a pennello. Questi pantaloni onestamente dubito fortemente di averli ordinati in questa taglia, mi è arrivata una XL gigante per me, ovviamente che porto una XS, quindi questi pantaloni li regalerò assolutamente a qualcuno o li porterò al negozio dove porto la roba usata che insomma non mi va più bene, e sono dei pantaloni appunto in ecopelle veramente grandi per me, cioè guardate, questa è la taglia gigante per me ovviamente, quindi si tratta di un paio di pantaloni che io non posso portare. Al di là di questo non sono affatto fatti male, sono dei pantaloni fatti bene, cuciti bene, che potrebbero essere comprati da Zara, da Bershka, in queste catene di questo tipo, quindi al di là del fatto che non si tratta della taglia giusta per me, è un classico pantalone, vedete, tagliato tipo jeans, su cui non ho niente da dire. Per quanto riguarda la fattura, sono carini. Questo pantalone mi piace moltissimo, l'ho ordinato, molto contenta di poterlo indossare, ma mi sta molto grande. Mi sta molto grande nonostante sia una XS, secondo me veste una S e non un XS, quindi mi sta veramente molto grande e non riesco a portarlo. È un classico pantalone marinaro, vedete, con i bottoni, con poi la fine del pantalone appunto così a zampa. Mi piace tantissimo e mi spiace davvero che questo pantalone non mi stia, mi sta molto molto grande, almeno tipo due taglie, contate però che io sono una 36 italiana, neanche una 38, quindi questo pantalone a mio avviso veste una 40 abbondante, per cui come XS non ci siamo. È veramente molto bello per quanto riguarda il tessuto, ho fatto benissimo, tagliato molto bene, però ripeto non è la mia taglia, è soltanto questo il problema, che a me sta veramente molto grande, ma il tessuto è molto bello ed è un bellissimo pantalone con il taglio appunto come vedete un po' a zampa con questi bottoni marinari che per la primavera lo rendono stupendo. Dubito di aver ordinato questo capo, ma onestamente non me lo ricordo, probabilmente potrei averlo ordinato non avendo capito, anzi forse era così, io non avevo capito che fosse in ecopelle o finta pelle, anzi è meglio dire, pensavo che fosse un pantaloncino o comunque forse addirittura una gonna. Ricordo che devo ammettere
quella sera ho fatto l'ordine, ero particolarmente stanca, l'ho fatto dal cellulare, quindi non si vedeva bene. Non è brutto, però non mi piace la finta pelle bianca, quindi io non lo porterò. È un pantaloncino, vedete, in finta pelle bianca, così, ma non è fatto male, ripeto. Se vi piace il modello, niente da dire rispetto a quello che magari trovate nelle grandi catene, appunto, a cui siamo abituati. Anche in questo caso è un XS, ma a me sta un pelo grande, non conto gli altri, ma un pelino mi sta grande. Però, ragazze, non fate testo sul fatto che io vi dico che a me sta grande, perché io sono veramente molto 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 piccolina e faccio molta fatica a trovare, quindi a me già anche la XS di Zara sta spesso e volentieri larga. Faccio un po' più di facilità, ho un po' più di facilità a trovare da Bershka, dove spesso le XS invece mi vanno bene, ma anche da Bershka mi capita che le XS mi stiano leggermente larghe, leggermente, non tanto. Questo pantaloncino ha questa cintura, come vedete, con queste nappine bianche, ed è un pantaloncino fatto molto bene, quindi se il modello vi piace, è molto scampanato, sembra quasi una gonnellina. Ultimo pezzo che ho preso, volevo un trench. Quando ho visto questo trench ho detto perfetto, lo ordino, perché desideravo un trench classico in stile londinese da poter portare appunto questa primavera seguente, ma in realtà, ahimè, questo trench mi sta grande. Quindi il problema per me è sempre che mi sta grande, mi sta molto 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 grande, almeno tre taglie abbondanti sopra la mia. Ve lo faccio vedere indossato. Eccolo qua, contate che io in questo momento ho due maglioni sotto, perché ero in giro e avevo freddo, quindi ho questo maglione di lana grossa, per cui è ovvio che in primavera, quando arriverà il caldo, io avrò molta meno roba addosso. E questa è la misura, vedete, del trench su di me, particolarmente largo, e anche le maniche, vedete, mi stanno lunghe praticamente, non so se lo vedete, mi sbuca soltanto le dita. Sì, è vero che potrei stringerlo in vita con la cintura, ma me lo vedo proprio grande anche di spalle, perché ho provato a portarlo, vedete la spalla dove mi arriva, ho provato anche a portarlo con qualcosa di più leggero, perché è così in estate, che cioè in primavera, che l'avrei portato, mi sta anche molto molto lungo, mi arriva quasi alle caviglie, quindi dovrei veramente farlo accorciare, è veramente troppo lungo per me, sono lunghe le maniche e lo sento anche largo qua sotto, sono almeno tre taglie in più. Ho invece amato moltissimo due camicie che mi hanno mandato, che appunto ho scelto io perché adoro le camicie bianche di questo tipo, smesse col jeans, quando arriva la primavera le trovo stupende. Ne ho altre di questo tipo e le uso. Questa che vi faccio vedere per prima, è in questo tessuto, vedete, con non so se si chiama plumetti, questo ho questo nome che mi risuona nella mente, non so se è giusto. Vedete, ha queste maniche stupende, meravigliose, con l'elastico, e sono un po' appunto maniche a campana che si stringono poi sul polso. È veramente bellissima questa camicia, me la immagino stretta in vita in un paio di jeans a vita alta, magari tutti strappati per il contrasto, per non fare troppo per bene, quindi camicia super della nonna e jeans da ragazza ciacattina. L'altra che ho preso somiglia a quella, ma devo dire che, ripeto, quel giorno non sapevo che cosa scegliere, perché nella selezione che mi avevano mandato non c'erano tante cose che mi piacessero, e quindi come ho visto le camicie bianche ho detto vabbè, quelle vado sul sicuro, prendo queste. E infatti anche questa ha, vedete, la manica allo stesso modo, che termina un po', cioè termina stretta sul polso ed è larga, e ha questo davanti tutto di pizzo lavorato, mentre il resto della camicia è bianca con delle specie di piccoli pois. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco, vedete che ha queste specie di piccoli pois nel tessuto in sovraimpressione, diciamo.
molto molto bella, anche questa stretta in un jeans a vita alta, mi piace tantissimo. Ci stiamo avvicinando ai miei acquisti, ma prima devo farvi vedere tre cappotti, quattro cappotti che mi ha inviato Dress Lily. Anche in questo caso avevo grandi aspettative, qualcosa mi piace, qualcosa meno, e anzi volevo il vostro consiglio in merito. Ve li faccio vedere. Allora, uno è bellissimo, è un cardigan in lana, stupendo, molto molto bello, molto nel mio stile, in un color zafferano, oh, adorabile. È un cardigan in lana che vi faccio vedere indossato al di sopra di questo maglione, con cui peraltro ci sta anche bene perché sono dei colori che insomma si abbinano l'uno con l'altro, secondo me possono essere anche messi sopra. E vedete, è un cardigan con queste tascone, molto bello secondo me, da tenere appunto così morbido, magari anche con una cintura qua in vita. Io per esempio ho una cintura di moschino che ha dei decori, però è marrone, ha dei decori proprio così color zucca, color zafferano. Secondo me ci sta benissimo e ha queste tasche. Lo trovo veramente bello e mi è piaciuto tanto. Seconda cosa che mi hanno mandato è questo cappotto in maglia, meraviglioso, stupendo. Se non fosse che mi sta un pochino grande, ma è talmente tagliato bene, talmente fatto bene, costa una cinquantina di euro, che lo terrò assolutamente perché perché la linea oversize che ha non mi dispiace affatto. Ve lo faccio vedere indossato. A parte che è grigio e io adoro il grigio, come vedete ha questo grosso, grossissimo, gigantesco, enorme cappuccio che lo rende stupendo, perché me lo immagino con una sciarpa che lo avvolge, e ha delle grandi tascone qua e non ha assolutamente alcun tipo di cintura. Però io ho pensato bene di mettergli delle cinture che possiedo, cinture semplicissime come questa nera, semplicissima, che ho preso appunto da Bershka, o altri tipi di cinture anche più lavorate, ma come vi faccio vedere sta benissimo anche con una semplice cintura come questa, anzi lo rende veramente ancor più di carattere. Guardate quanto è bello. Ve lo faccio vedere mentre salgo sulla scala, perché come vedete, ecco, arriva a, diciamo, metà polpaccio con degli spacchi, è stupendo, lo trovo meraviglioso e lo trovo caldissimo, abbinato poi al sciarpone è veramente bello, il taglio è meraviglioso, la fattura è stupenda, cioè è tagliato benissimo ed è di un materiale morbidissimo, quindi assolutamente è un capo che sono felicissima di aver preso, e nonostante sia leggermente oversize è quell'oversize che dona, cioè si vede che il taglio è oversize e mi sta grandino, ma ha il taglio oversize. Questo invece è un cappotto che io non so come sfruttare, quindi magari ben vengano i vostri consigli. Ve lo faccio vedere, è un bellissimo cappotto in un bel panno di questo brand, eccolo qua, c'è scritto Booty Jeans, la taglia è una S, il panno è molto bello, soltanto che il cappotto ha questa chiusura che io non capisco, non l'avevo ben interpretata nel momento in cui l'ho preso, quindi devo dirvi la verità, non so bene come indossarlo, perché la taglia è anche abbastanza giusta, vedete, sta bene addosso, anzi diciamo che la taglia è perfetta per me, perché mi calza veramente a pennello, però non so cosa fare proprio di questo coso, che si dovrebbe allacciare, vedete, qua dentro. Ma se io lo allaccio qua dentro, praticamente il cappotto mi rimane così, vedete? Ma non ha molto senso, non riesco a capire come diavolo debba stare, ed effettivamente ho ricontrollato, ma è così anche nelle figure, quindi io ho pensato che poteva essere carina magari invece un'allacciatura, non lo so, fatta tipo, non lo so ragazze, non riesco a capire come potrei allacciarlo, perché così non va bene,
così forse, perché poi è qua il problema, che qua non riesco a, cioè è bello ma è tagliato strano qua e io non so come fare qua, perché è come se fosse non simmetrico e non riesco a trovare un'alternativa per chiuderlo come si deve, cioè lo dovrei portare così aperto, ma sinceramente sì, forse in primavera potrei, ma adesso non so come risolvere la portabilità di questo cappotto, devo dire la verità, quindi forse lo darò via proprio perché non so come utilizzarlo. Secondo me hanno sprecato dell'ottimo panno per un taglio che non si capisce come portare. Ultimo, ho ordinato un cappotto militare, lo volevo da tanto tempo, è un po' sgualcito, però vi assicuro che il panno è un bel panno, non bello quanto quello del nero probabilmente, scusate, nel frattempo è sbucata la maglia che io porto sotto e ve lo faccio vedere indossato. È un cappotto militare, eccolo qua, così, molto bello, però mi sembra che mi stia un pelo grande, quindi se io vado a chiuderlo qua e chiuderlo qua, certo, a parte che dovrei ovviamente stirarlo, però ha una cintura gigantesca, quindi prima cosa da fare che ci sarebbe è quella di accorciare la cintura e levare questa roba che a me non piace, perché è veramente, guardate, chilometrica la cintura. Arriva praticamente, come vedete, sotto, fino a giù. Cioè, mi sembra troppo, è un bel cappotto, perché non è assolutamente un brutto cappotto, ma è veramente un po' troppo grosso per me, vedete. Non mi sta bene, mi sta un po' grande e si vede, quindi purtroppo anche questo non lo posso portare, perché è un po' troppo grande, quindi penso che lo venderò. Ok, veniamo agli acquisti che ho fatto io. Gli unici acquisti che mi sono concessa sono quelli dell'outlet Zenis, Calzedonia, intimissimi. Sapete che quando devo comprare qualcosa vado spesso da loro e ho preso delle cose. Tra le altre cose volevo dei pantaloni da tuta che porto tranquillamente tutti i giorni per andare anche a lavoro, sotto la divisa li posso portare. Ho preso dei pantaloni molto semplici, taglia XS con la culisse in vita, vedete, e le tasche, praticamente dei pantaloni che potete utilizzare sia per stare a casa comodissime, tipo diciamo delle tute che non sembrano dei pigiami, che se dovete ricevere qualcuno in casa, degli amici, o aprire insomma la porta al postino, non avete i pigiami con gli orsetti, ma io me ne frego, infatti li uso per uscire, questi qua in casa, orsetti a gogo. Quindi questo è il pantalone che ho preso, non mi ricordo quanto costasse, ma ve lo posso dire perché ne ho preso due paia, quindi ho preso un altro paio, costano 9,90 a prezzo pieno da Tezenis e li ho pagati invece 7 euro, quindi c'è un pochino di sconto, e li ho presi anche in questo colore azzurro blu con questa specie di disegno non meglio definito, quindi li ho presi sia grigi che blu e li trovo stracomodi, quelli grigi li ho già utilizzati. Poi ho preso due boxer da regalare a mio fratello, gliel'avevo già portati per quando sono andata dopo le feste di Natale, però in quel caso costavano 5 euro, li hanno riabbassati ancora, sono di intimissimi e sono di questo tessuto tipo microfibra o comunque sembrano filo di cotone, non proprio cotone, molto molto belli, li ho presi così a righine. Ho preso anche questo modello così militare, li ho pagati soltanto 2,50 euro, ma costano in origine 12,90 euro l'uno o 4 paia a 39,90, quindi potete comprarne 4 paia a 39,90 in negozio, invece se li comprate da loro 4 paia vi vengono 10 euro, perché sono 2,50 l'uno. Poi ho preso dei jeans stupendi, che anzi non sono dei jeans ma sono, credo tecnicamente, dei jeggings, perché non hanno appunto la cerniera,
non hanno i bottoni, ma si infilano come dei classicissimi leggings e hanno, vedete, l'elastico dietro. Credevo che mi stesse leggermente larga la XS, invece mi sta, non mi sta larga, non mi sta stretta, ma mi sta leggermentissimamente larga, e quindi ho preso la XS con i bottoncini così. Quindi quel modello, diciamo, un po' marinaro che mi piaceva del pantalone si ripropone qua. Qua i bottoni sono color ottone, grigi. È tardi perché io dovrei essere già nella diretta su YouTube, ma sto finendo il video, quindi finisco il video e faccio la diretta. E sono appunto così, degli skinny. Questi costavano la bellezza di 29,95 e li ho pagati 7 euro. Poi mi sono data alla pazza gioia dei calzini e mi sono presa un bel po' di calzini bellissimi. Ho preso questi qua, super colorati per la primavera, quindi fosforescenti con la riga argento, fosforescenti gialli con la riga argento e color arancione pesca con la riga sempre così, vedete, sempre glitterata, e li ho pagati un solo euro l'uno. Mentre poi ho preso questi qua, però ne avevo preso anche, non mi ricordo, ero convinta di averne preso anche un altro paio rosa. Vediamo. No, evidentemente me li sono dimenticati in negozio, l'altro pacco doppio l'ho dimenticato in negozio. Ne ho preso questo pacco doppio qua con queste scritte, questo bianco con le strisce rosse e blu e questo nero con le strisce bianche. Ero convinta di averne preso anche un altro pacco dove ce n'erano un paio rosa, li avrò dimenticati in negozio. Meno male, ho visto che non sono nello scontrino, quindi io comunque non li ho pagati. Però ho visto che uno dei due pantaloni l'ho pagato 5 e non 7, quelli morbidi, molto bene, mentre ho pagato 7 euro gli altri e quelli con i jeans, i jeggings. Vabbè, comunque ho preso anche questi e li ho pagati 1 euro anche questi qua. Quindi questo era tutto il mio shopping, niente più, quindi calzini e 3 paia di pantaloni e 2 boxer per mio fratello. Io spero semplicemente di avervi tenuto compagnia. Mi guarderò i video haul delle altre con estrema curiosità, perché, ripeto, io avendo fatto poco shopping mi gusto quelli delle altre. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, e quindi basta, vi ringrazio, ci vediamo domani.